A poco meno di una settimana dall'inaugurazione, il rinnovato pronto soccorso dell'ospedale di Giarre riapre le porte. Una tappa importante oggi, i tempi sono stati rispettati, oggi appunto la riapertura del pronto soccorso di Giarre. Siamo qui per essere vicino ai nostri operatori, alla gente che si sacrifica tutti i giorni nelle nostre strutture, perché sappiamo bene che in determinate condizioni si lavora in difficoltà, perché sono stati fatti grandi errori nella programmazione e si sa che mancano medici di pronto soccorso, mancano cardiologi, ma l'assistenza va sempre data, comunque e sempre. Abbiamo avuto grande risposta da parte dei nostri capi dipartimento, i nostri direttori che si sono adoperati per permettere questa apertura, grazie anche alla collaborazione di altre aziende cittadine che ci hanno offerto delle convenzioni per avere personale di difficile reperimento, come ad esempio gli anestesisti. Un grazie particolare al Policlinico, ma anche a tutte le altre aziende che ci forniscono personale di difficile reperimento. È una bella vittoria per tutti i cittadini perché avere un pronto soccorso più vicino significa la possibilità di salvare qualche vita umana in più. Non è stato semplice perché qualche criticità c'è, nel senso che voi sapete che c'è carenza importante di medici di pronto soccorso e di medici di rianimazione. Stiamo cercando in qualche modo di provvedere, soprattutto per quanto riguarda i rianimatori, con le convenzioni con le grandi aziende ospedaliere cittadine. Per il resto, ovviamente, noi ci abbiamo messo molto impegno, è chiaro che ci ha messo molta disponibilità l'assessorato, il desiderio del Presidente della Regione di vederlo aperto, che è stato un pungolo positivo che ci ha spinti ad arrivare a questi bei risultati. Non entro mai nel merito delle scelte che sono di altre, non sono mie. Fu legato a una valutazione complessiva, c'era allora una direttiva nazionale che portò, ma le varie punti che possono servire a governare il processo di salute pubblica, certamente l'obiettivo deve essere sempre quello di metterne, se possibile, di più e mai a ridurli. La struttura è dotata di una zona triage con percorsi dedicati per i codici colore, per il codice rosa e per l'eventuale gestione dei pazienti Covid. 4 i posti letto della sala per l'osservazione breve intensiva, operative anche 2 ambulanze, in progressivo incremento le risorse professionali e conclude la sua funzione il PTE di Giarre. Una data importante per Giarre, diciamo, questo punto territoriale perché è importante, cioè quali saranno le emergenze che accoglierà questo pronto soccorso? Sicuramente è una data importante perché 7 anni fa quasi avevano tolto il diritto alla salute a tutti i cittadini del comprensorio e questa era stata una scelta scellerata dal momento che Giarre e dintorni raccoglie un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti. Per cui poi grazie alla politica di oggi, al governo regionale, al presidente della regione, l'assessore Razza e a tutto il direttore generale, al direttore sanitario aziendale e a tutto il suo staff, questo sogno per i geresi e per tutto il comprensorio si è potuto realizzare. Quindi diciamo che era un diritto che ci era stato tolto e che oggi giustamente ci è stato ridato. Per il momento noi siamo un ospedale che può, non, siamo un ospedale, un presidio ospedaliero di base, quindi non siamo un DEA e possiamo far fronte alle urgenze, però è chiaro che non abbiamo il circuito del Stroke Unite, dell'infarto e per i politraumatizzati, per cui al momento sicuramente non porteranno qui questo tipo di pazienti. E il comitato cittadino Rivogliamo l'ospedale finisce quindi qui il suo compito? Ufficialmente sì, alle 14:30 circa abbiamo di fatto assistito alla presenza del direttore dell'ASP che il servizio è ripreso. Un servizio che è ripreso, diciamo, tra molte perplessità ancora da parte nostra perché la presenza necessaria di molte figure specialistiche nell'ambito del pronto soccorso per le emergenze e urgenze sta facendo sì che vengano di fatto però depotenziati, diciamo, dei servizi ospedalieri. A quanto pare non si potrà più procedere ad interventi chirurgici, anche se piccoli, e la stessa cosa vale per l'ortopedia. La cardiologia è in grosso affanno perché mancano i cardiologi che assicuravano i servizi ambulatoriali ospedalieri.
mancano appunto gli anestesisti per i quali le sedute operatorie si sono quasi del tutto annullate e addirittura pare che lo stesso problema si riversi anche sulla Cireale, tant'è vero che dei ricoveri programmati appunto per determinati interventi già ci è stato comunicato che saranno di fatto annullati al momento. E quindi noi continueremo a monitorare almeno per una fase di rodaggio come sarà avviato il servizio per l'emergenza urgenza e per quanto riguarda anche gli altri servizi. Se non che abbiamo già in mente di creare una nuova entità, chiaramente non sarà più un comitato che vogliamo l'ospedale, ma un comitato cittadino di osservazione e monitoraggio, affinché non si commettano gli sbagli che sono stati fatti nel passato, quando di fatto la mala politica ci ha sottratto un ospedale, anche e non solo dovute ai disservizi che si sono venuti a creare con la carenza di personale, e quindi cercheremo di evitare appunto che in futuro accadano ancora di queste situazioni. Dismette il suo servizio anche il PTE, che trovasi nei locali del vecchio ospedale in Viale Don Menzoni e nei quali auspichiamo, così come richiesto già da parecchio tempo a questa parte, che vengano spostate le guardie mediche che attualmente si trovano qua alla struttura di Via Follanini, sia la guardia medica diurna e notturna, sia la guardia medica pediatrica per i festivi sabato e domenica.